nel parco vicino al centro della città e poco lontano dalla casa qualunque, un gruppo di bambini festosi durante il pomeriggio, approfittando della nevicata, aveva fatto nascere un bellissimo pupazzo che purtroppo non era stato completato con i tradizionali accessori: bottoni al posto degli occhi, sciarpa, carota come naso e cappello a concludere. Avevano fretta di realizzarlo, ma non si erano portati nulla per decorarlo, e così lo lasciarono nudo e incompleto per poter rientrare a casa il più velocemente possibile. Cominciarono a parlarsi e a confidarsi fra di loro tutti quei problemi mai confessati ai propri genitori, e anche perché troppo spesso erano gli stessi genitori a causarli. Improvvisamente una luce proveniente dal parco attirò la loro attenzione, e nonostante avessero un passo titubante, si diressero verso la fonte luminosa. Ma l'aspetto più sconvolgente fu quando il pupazzo iniziò a parlare. «Io sono un bambino come voi», disse. «Sono qui per voi perché io sono il bambino di neve, a cui potete dare il vostro cuore, la vostra parola e il vostro amore, almeno per una notte».